Batte il calcio d'avvio la Fiorentina, una Fiorentina nella quale Ranieri ha fatto in tempo a recuperare Di Cois mentre è assente Di Mauro. La Fiorentina gioca dunque con Toldo in porta, Carnasciali e Pioli difensori esterni, Marcio Santos e Maluschi centrali, Cois, Carbone, Rui Costa a centrocampo, Robiati uomo ovunque, l'attesissimo Battistuta, 13 gol in 11 partite e Baiano di punta. Nella Juventus parecchie le assenze, manca Roberto Baggio che era particolarmente atteso per questa partita, mancano anche Deschamps, Di Livio, Fusi, lo squalificato Conte e all'ultimo momento Lippi ha dovuto fare a meno anche di Koller, quindi Juve in campo con Peruzzi, Ferrara e Orlando, Carrera, Porini e Paolo Sousa, Toricelli, Marocchi, Vialli, Del Piero e Ravanelli. Direzione dell'incontro affidata al signor Stafoggia di Pesaro. C'è il pubblico delle grandi occasioni, qualche scaramuccia tra le opposte tifoserie prima dell'inizio della partita al di fuori dello stadio, ma poi tifosi tenuti ben separati dalle forze dell'ordine all'interno dello stadio delle Alpi. E Ravanelli in azione, sono le battute iniziali della partita. Marocchi, il suo lancio in profondità con il pallone che viene raccolto da Toldo senza difficoltà. E Marocchi intanto che recupera il pallone lo affida nuovamente a Del Piero, parte il cross di quest'ultimo, il colpo di testa di Porrini e la splendida risposta del portiere Toldo. Occasione gol per la Juventus dopo appena due minuti di gioco su cross da destra, gran colpo di testa di Porrini, ecco che rivediamo il cross di Del Piero, il gran colpo di testa di Porrini, la respinta di Toldo. Intanto l'azione si è sviluppata sull'altro fronte, quella Paolo Sousa, il lancio di Robbiati, la palla per Battistuta, Battistuta entra in area, esce il portiere, arriva poi di gran carriera Baiano e la Fiorentina è in vantaggio, siamo al 24esimo del primo tempo e la Fiorentina con il suo capitano Baiano passa in vantaggio. Viola che conducono per 1-0 al Delle Alpi di Torino nei confronti della Juve. Il colpo di testa intanto bellissimo di Battistuta, la palla è per Carbone, il destro e la Fiorentina raddoppia, clamoroso al Delle Alpi, 2-0 per la Fiorentina al 35esimo del primo tempo e vedete Ranieri che dà ancora indicazioni e c'è festa grande sul settore delle tribune dove sono assiepati i sostenitori della Fiorentina, si dispera Peruzzi. La Fiorentina che nel corso del primo tempo era riuscita a tenere molto bene lontana dalla propria area di rigore la Juventus, ora è stata costretta a retrocedere il raggio della propria azione, ancora Ravanelli, parte il cross, il colpo di testa di Vialli e la Juventus di mezza in ritardo, gol di Vialli. E Vialli con questo gol entra nel club dei centenari, 100 gol in campionato. Parte il cross lungo, tentativo di rovesciata volante, poi è Jarni che mette verso il centro, il colpo di testa di Ravanelli, la traversa, insiste ancora la Juventus con Orlando, Orlando butta in mezzo questo pallone, Ravanelli, poi Vialli con la punta del piede ed è 2-2, incredibile rimonta della Juventus, accenno di protesta da parte dei giocatori della Fiorentina per la supposta posizione irregolare dell'esultante Vialli, ma Vialli era tenuto in gioco da un difensore esterno della Fiorentina e ora è la volta dei tifosi della Juve di esultare, partita stupenda, ecco che rivediamo il cross, osservate la posizione di Vialli che dà l'impressione di rientrare ma non inquadrato sulla sinistra del teleschermo, al di fuori del teleschermo stesso, c'è un giocatore della Fiorentina che tiene in gioco Vialli, 2-2 dunque. Battuta molto lunga, colpo di testa di Paolo Sousa, quindi il pallone per Orlando, parte questo lungo lancio. Del Piero esterno straordinario e la Juventus è in vantaggio. Quando sembrava che ormai le due squadre fossero quasi paghe del 2-2, Del Piero segna un gol memorabile, davvero bellissima l'esecuzione di Del Piero sul lungo lancio di Orlando.
è andato in chiusura Malusci, che però ha avuto un attimo di titubanza e Del Piero ha rubato il tempo a tutti con un gol veramente straordinario. Rivediamo il lungo lancio di Orlando e vedete Del Piero che si coordina e con l'esterno anticipa la battuta, sorprendendo sia Malusci sia Toldo. Rivediamo ancora la prodezza del giovane juventino, un gol veramente d'autore.